the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always get. La Vastese non vinceva dallo scorso 7 gennaio e dopo un primo tempo sottotono, nella ripresa Alessio De Cerchio regala il 2-1 finale contro la diretta rivale Monte Giorgio, una doppietta che rilancia i biancorossi di Cornacchini, attesi ora da 5 finali. Voto 8. Grande rincorsa della squadra di Walter Piccioni. Il Mutignano frena il Laretum e aggancia la quarta piazza. Una doppietta di Nunziato, entrato nella ripresa, ribalta il vantaggio locale. 6 vittorie nelle ultime 8 partite. Uno score che merita una menzione in questa rubrica speciale. Voto 8. Tecnici che hanno preso in corsa due squadre e che stanno dando filo da torcere al San Benedetto Venere, agganciato in vetta. Celano e Montori 88 vincono, i teramani accorciano sulla capolista, i ragazzi di Iodice raggiungono i giallorossi al primo posto, a quota 50. Mosca di Misura decide la gara con il San Gregorio, i marsicani superano 3-1 il Pizzoli. Voto 8,5. Turno ricco di gol in eccellenza, ma tra i pali abbiamo visto miracoli ed interventi da categorie superiori. Fanti e Boccanera in volo contribuiscono ai successi di Ovidiana Sulmona e Giulianova. Super Natale non basta, invece, per un Nereto che parte bene, ma si fa recuperare dai pescaresi di Bonati. Ma anche nell'anticipo di sabato il portierone rossoblu si mette in mostra con numeri interessanti. Voto 9.